Allora, siamo al telefono con Giancarlo Modaffari, che insieme ad altri edicolanti ha preso una singolare ma importante iniziativa, e cioè ha scritto alla Federazione Italiana degli Editori di Giornali e per conoscenza alle varie organizzazioni sindacali e alle associazioni dell'area del commercio per segnalare appunto il tema piuttosto controverso e sempre un po' sottaciuto della pirateria editoriale. Di cosa parliamo? Parliamo di siti che praticamente, siti pirata naturalmente, che riproducono intere pagine di giornale, di periodici e che quindi di fatto sono un ostacolo, un impedimento alla vendita del cartaceo in edicola perché sono appunto l'esatta copia dei quotidiani. Giancarlo è al telefono con noi. Innanzitutto, buongiorno Giancarlo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, voi avete corredato tra l'altro la vostra lettera proprio di una lista, diciamo quasi completa, quasi perché poi nel mondo dell'informatica, del web, non si può dire mai se si arriva ad una completezza o meno. Una lista piuttosto nutrita di siti pirata che praticano appunto questa pirateria. Allora, innanzitutto, come mai avete deciso di fare questo lavoro e quali sono state le vostre osservazioni più evidenti sulla modalità di accesso a questi siti? Ma guarda, tutto è cominciato da un post di un collega che praticamente lamentava la presenza in alcune chat di WhatsApp di PDF di giornali freschi di giornata che vanno a soddisfare tutti i componenti del gruppo. Diciamo che poi parlandoci abbiamo approfondito il problema e diciamo che questi gruppi molto omogenei che potrebbero essere gruppi di lavoro oppure di politici, insomma ambienti di persone che si conoscono, cosa succede? Che praticamente uno c'ha un abbonamento, scarica il PDF e lo mette a disposizione di tutti. Quindi ora, se non sbaglio, i gruppi WhatsApp hanno un limite, mi sembra, di persone, 250 qualcosa, però. Prego? Sì, vai, vai. Ti stiamo Sì. ascoltando. Sì, però capisci bene che ogni componente poi può avere un altro gruppo e fare, cioè si moltiplica a vista d'occhio questo PDF. E questo mi ha fatto scattare un attimino la curiosità. Allora, sono andato a vedere su eMule, ho digitato una rivista, un quotidiano ed è uscito fuori una cosa spaventosa, cioè praticamente abbiamo scoperto che in tempo reale, cioè quando ancora diciamo esce in edicola la rivista o i quotidiani un po' meno, ma le riviste, i mensili, i settimanali, sono già a disposizione. Addirittura, è una cosa anche molto strana, che non sono riviste di nicchia da dire, tipo, non so, il Limes che costa 15 euro per andare a comprare, magari pesa un po'. Qui si trovano anche addirittura fascicoli tipo La Lettura, l'enigmistica ad 80 centesimi, il Venerdì di Repubblica, Io Donna, cioè è una cosa incredibile. Cioè, però diciamo, la maggior parte sono mensili e settimanali che, come arrivano in edicola, sono già sono già in rete. Ecco. Ecco, voi avete scritto alla FIEG come principale destinatario, con l'idea evidentemente di chiedere, se non un atto riparatorio, però comunque di prendere qualche tipo di provvedimenti, perché questo sta flagellando il mercato del cartaceo. Immagino dall'altra parte che FIEG non è che non conosca il problema. Quindi c'è, come dire, una accusa non formulata, che però entra a far parte di questa vicenda, e cioè a dire fino ad oggi non avete fatto nulla per fermare questo fenomeno e tranquillamente lasciate che poi
cresca all'ombra di un'attività editoriale che poi comporta dei costi, prevede altre certo. figure come quelle degli edicolanti. La condividi questa affermazione? Cioè, com'è la realtà dei fatti? Diciamo che così d'impulso io ho telefonato a un responsabile di FIEG e molto cordialmente abbiamo discusso di questa questione. Ovviamente loro la conoscono, conoscono il problema. Non mi è sembrato che volessero un attimino così far finta di niente, anzi è stato molto gentile a informarmi che FIEG da qualche tempo si è alleata con una società inglese di nome Muso, che è proprio specializzata nella ricerca di questi siti pirata. Poi mi sono informato e in effetti proprio in questi giorni c'è stata questa relazione che appunto evidenziava questi risultati di questa ricerca, e diciamo che il danno per loro è evidente perché basta una copia, si moltiplica per 1000, per 2000, quindi ci sono dei numeri veramente importanti. Ovviamente loro hanno delle perdite maggiori, perché molto sottilmente il responsabile che ho parlato di FIEG mi ha detto: sì, voi vi lamentate giustamente, però voi vi lamentate per il 19% e noi tutto il resto. Come vuol dire, noi abbiamo un danno maggiore, ho capito, però cioè, ognuno guarda il suo danno. Però certo. Al di là di questa battuta che poteva anche starci, sta di fatto che però il danno c'è perché poi abbiamo scoperto che questi siti qua, oltre a internet, diciamo che utilizzano altri sistemi. Ora in linea di massima internet è quello più usato, però molto spudoratamente, se uno ha un attimino di saper usare ad esempio Twitter, basta che metta la parola chiave PDF e lì esce fuori il mondo, perché ripeto, anche lì alla luce del sole tu c'hai le riviste su Twitter. Certo. Quindi poi ad esempio non abbiamo considerato le chat di Messenger, cioè l'abbiamo considerato, però non abbiamo prove, nel senso che sappiamo che su WhatsApp funziona, evidentemente funziona anche su altre chat. Ecco, poi diciamo che quello che più mi ha colpito è questa rete peer-to-peer che praticamente il file che scarico io mi entra nel mio computer, a sua volta dal mio computer altri utenti cercano il file e lo passano nel loro computer, e così via, cioè si moltiplica come una pietra nello stagno. Dunque, fammi pensare male, Giancarlo, ci conosciamo da un po' e sai che comunque il mio è un pensiero genuino. Non so quanto, come dire, l'intraprendenza e l'idea di fermare tutto questo sia propria della FIEG, nel senso che poi alla fine i giornali vengono letti e questo comunque entra nel rapporto tra gli editori e gli inserzionisti pubblicitari. E questo, diciamo così, è quel famoso non detto che in qualche modo ha interessato, è stato un po' la caratteristica di esperienze altrettanto illustri come quella del Sole 24 Ore, che come certo. noto sui numeri della diffusione ha avuto qualche problema tra l'altro
denunciato anche dal CDR. Ma insomma, al di là di questo, è evidente che bisogna prendere provvedimenti, bisogna farlo in maniera concertata, mi sembra di capire, e cioè questa spartizione percentuale del 19% e del resto dell'80%, dell'81% non deve comunque fare da barriera al fatto che in questo modo si perde il cartaceo, ma si perde anche quella quota di abbonamento all'online che viene comunque pagata, anche se a prezzi bassi, però è chiaro che gli editori perdono anche quella, perché è tutto in mano alla pirateria. Ecco, voi avete fatto anche un ragionamento su questo, perché è chiaro, dopo la denuncia bisognerebbe passare, non dico alla proposta, però a perimetrare un confronto che poi porti a delle conseguenze, quindi ad un atto, ad atti concreti. Sì, diciamo che a mio avviso l'unica soluzione per poter arginare un pochettino il problema è quello di far ritornare le persone in edicola, perché da quando è nata la Free Press, purtroppo le persone sono state educate a gratis, e infatti da 12 anni, 15 anni, da quando è nata la Free Press, ormai l'informazione, uno si sente informato solo che legge il titolo su Facebook o sul sito. Invece l'informazione è diversa, l'informazione deve essere più approfondita, insomma tutto questo deve passare per l'edicola. Però c'è stata questa cattiva educazione che sarà difficile fare di nuovo, risanare, però non ci sono alternative. Il cliente deve leggere possibilmente comprando in edicola. In questo modo ovviamente però non si risolve il problema, è molto tecnico. E io, tra parentesi, ho fatto un collegamento con QR Post. L'altro giorno sentivo parlare un ingegnere, uno degli ingegneri che ha presentato, Marco Bacchetti, e diceva che hanno inventato questa soluzione per criptare i file dei film. Ora dico io, con tutto rispetto per QR Post, però diciamo che nel panorama italiano è l'ultima arrivata. Ma se ci sono arrivati gli ingegneri di QR Poste, perché non ci arriva anche FIEG a criptare e a installare il file, l'abbonamento direttamente sul PC o sul telefono dell'abbonato? In effetti te ne avrei parlato anch'io, perché è proprio stata materia di questa conferenza che c'è stata il 12. Quella è una tecnologia basata sul doppio binario, e cioè a dire... che prende in considerazione, cioè non è sicura al 100%, è sicura al 99,9%, prende in considerazione l'incrociarsi di due eventi lontani tra di loro, e quindi da questo punto di vista rende molto, ma molto più difficile la possibilità di una incursione dei pirati. Io ne avrei un'altra di soluzione, mi piaceva discuterlo con te, non, o meglio, di possibile soluzione, perché non bisogna mai parlare in termini ultimativi. Tanto prima o poi comunque la pirateria è chiaro che distruggerà anche l'abbonamento online, no? Cioè non ci saranno più abbonamenti online alla versione informatica, quindi web, del cartaceo, di questo parliamo. Tu hai citato addirittura gli inserti e quant'altro, e quindi mi sembra che la soluzione un po' si apra davanti a noi, e cioè a dire, bisogna considerare tre livelli di testo: un testo online classico, come noi rintracciamo nel sito normale di un giornale come Repubblica piuttosto che col Corriere della Sera, che di fatto è il copia e incolla delle agenzie, no? Con certo, qualche servizio originale. Poi un secondo livello di abbonamento, ma che non sia la fotocopia del prodotto cartaceo, è lì il punto su cui la FIEG potrebbe intervenire, in maniera tale che la pirateria non si moltiplichi con questa forza.
piazza, o meglio, ci sarebbe una pirateria che andrebbe ad attingere a un testo ma ancora parziale e non definitivo, quale quello che viene presentato oggi in abbonamento. E poi un terzo livello di cartaceo ultra raffinato, ultra specializzato, con firme, approfondimenti, inchieste e quant'altro, che invece appunto io acquisto in edicola. Si tratta chiaramente di